Ma che vuol dire? Vuol dire che a mezzanotte precisa qui in questa stanza noi ci incontreremo in un duello mortale. Un duello all'ultimo sangue. Ma Pier, questo è solo un terribile equivoco. Un equivoco? Ma certo, ti rendi conto di quello che fai? Tu, il miglior tiratore di Parigi. È omicidio premeditato. Ti condanneranno a morte. Cosa vuoi che mi importi più di vivere oramai? Oh, Pier, ti prego, ragiona. Noi, ecco, questo signore te lo spiegherà meglio di me. Sì, certo. Una volta un mio amico aveva una moglie molto gelosa e... Basta! Tu vai in camera tua. E si ricordi che non le venga in mente di mancare al nostro appuntamento di mezzanotte, eh? Perché tante verrei a scovarla anche in capo al mondo. Va bene. Ora mi dia la sua carta da visita. Carta? Oui. Nel mio paese c'è un'usanza. Dopo la sfida ci si scambia la carta da visita. Tu hai una carta. Merci. Arrivederci. Accessoire. Due birre, molto fresche. Voglio due birre anch'io. Solo due birre. Va bene. Mi hai messo in una bella situazione. Tu e il tuo sistema della gelosia. Conosceva la moglie di uno, lui. Non me ne hai combinati abbastanza. Che colpa ne ho io? Non ti basta che a mezzanotte mi crivelleranno di colpi? Puoi infelicitarmi anche le ultime ore di vita. Sai una cosa? Se a mezzanotte non ti fai vedere, lui non potrà ucciderti. Ma non hai sentito cosa ha detto? Verrebbe a cercarmi anche in capo al mondo. Non credergli, sono tutte storie. Anche tu le racconti ogni tanto. Ucciderti? Sì, come fa ad ucciderti? Non sa dove siamo. Non sa dove abitiamo. Non gli abbiamo dato l'indirizzo. Ma è vero! Se non mi trova non può neanche uccidermi. Certo! È semplice. Perché non ci hai pensato prima invece di farmi preoccupare tutto questo tempo? Stupido! Perché non gli telefoni per avvertirlo che non ci vai? Potrebbe avere altro da fare. Sì, una buona idea. Così capirà che si è molto sbagliato sul mio conto. Non può competere con Olio. Pronto? Lei è quello che crede di uccidermi stasera, vero? Allora mi ascolti bene, in bianchino da strepezzo. Se lei crede che ho del tempo da perdere per venire da lei, è matto. Le consiglio di essere qui per mezzanotte. Se non verrà, io lo cercherò in ogni angolo della città finché lo troverò. Aspetti un momentino, il mio amico vuole parlarle. Pronto? Sono io. Già, stia a sentire. Se io avessi una faccia come la sua, cercherei di cambiarla subito. Si guardi bene il naso allo specchio. Vado a cercare il tuo amante e a ucciderlo come un cane. È una grossa fortuna per lui che ho deciso di non andare. Hai ragione. Rispondi, potrebbe essere lui. Pronto? Spiritoso. Chi era? Di una che ha fatto uno scherzo. Che scherzo? Io ho detto pronto e lui mi ha detto guardi che la stanno chiamando dalla California. Come se lui sentisse da qui e lì, a più di 4.000 miglia. Sarebbe ora che qualcuno facesse smettere questi scherzi. Mi danno un fastidio. Un mezzo
mezzo whisky triplo. Non gliene do più neanche un goccio. Avanti, sbrigati. Vuol farmi perdere la licenza? Uffa. Forza, se ne vada fuori. Razzista. Ehi. Vuoi dire un amico? Sentite, amici, se mi aiutate io aiuto voi. Allora, ordinatemi un doppio whisky liscio come se fosse per voi. Se mi fate questo piacere vi compro tutte le cartoline. Mm? Sì, ma chi lo paga il whisky? D'accordo. Garçon? Sicuro che questa è casa loro? Sicurissimo. È l'indirizzo sul biglietto da visita. Ah, va bene. Metteteli sul letto. Deve essere da quella parte. Sì, infatti è qui. Sei tu, Pierre? Oui, sono io. Chi credevi che fosse? Cosa è successo? Ancora niente. Meno male. Sì, ma troverò il tuo amante, fosse l'ultima cosa che farò. Oh, caro, non essere assurdo. Sai che amo te e basta. Guardami negli occhi. Mi stai dicendo la verità? Oh, caro, certo che è la verità. Non capisci che ho fatto tutto questo solo perché tu capissi che mi trascuravi? Perdonami. Ti prometto che per tutta la vita non ti lascerò mai sola un istante. Cosa fate qui? Non dovevamo vederci a mezzanotte? Non nel letto di mia moglie. Eravamo stanchi di aspettare. Seguitemi. Potrei sapere perché mi hai riportato in queste case. Non ricordo di esserci venuto. Oh! In fondo sono contento di fare questo duello. Perché? Perché almeno non ti vedrò mai più. Allo! Ecco, arrivo. Che vuole? Vuole che... Ma bel diavolo! Pierre, non sapevo che fossero qui. Lasciami stare! Ormai non potrò mai più crederti. Conosci il regolamento del duello? No, signore. Staremo schiena a schiena, faremo sei passi, al segnale scivolteremo e spareremo. Il colpo mortale vincerà, chiaro? Chiaro. Stia tranquillo, ho caricato le due pistole a salve. Quando lui spara, lei faccia finta di morire. Io lo porterò via di qui e lei potrà fuggire. Scelga la sua arma. Questa è per lei. Dia il segnale del fuoco. È pronto, monsieur? Oui, monsieur. Je suis prêt. Au revoir, madame. Vive la France! Oh! 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 Guardi cosa ha fatto! Così un'altra volta imparerà che non si spara alla schiena. Via! Presto, andiamo, dobbiamo fuggire. Prima devo pensare al corpo. Ora lo taglierò in tanti piccoli pezzettini. Oh, 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 scappate! Oh, scappate via! E sì, non devo farmi tagliare i pezzettini. Aiuto. Andiamo, presto. Levati! Non mi sfuggirete! No, Pier, ti prego, Pier, no, non farlo, Pier. Olio se n'è andato, esci.